Ciao Marta, ciao Irene. Ciao. Ciao. Eccoci qua. Oggi è una giornata speciale, particolare, no? Perché ho aperto il giornale e ho visto che seguo l'Udinese, sono friulano, no? E ho preso la Gazzetta dello Sport perché stasera finalmente riprende a giocare l'Udinese e ho visto che c'era l'immagine di un libro, no? E ho letto i nomi e siete voi, Marta ed Irene. Quindi, chi siete, no? Allora, boh, dico io due parole. Marta Cianni, nutrizionista, biologa, e Irene Giurovic, professionista, giornalista, e molte altre cose che magari ce le raccontate voi con una breve presentazione, no? Partiamo da Marta. Sì, allora io sono una biologa nutrizionista, lavoro qui sul territorio, ho uno studio a Feletto Umberto, quindi proprio vicino, insomma, vicino a Udine, attaccato. Lavoro molto con la nutrigenetica, quindi con le predisposizioni genetiche. Di ogni persona, proprio perché lavoro nel senso di costruire delle diete personalizzate e non dare le diete standard che in realtà non vanno bene per nessuno, no? Quindi dare dei consigli alimentari come tutti un po' stanno facendo ultimamente è assolutamente sbagliato perché non esiste una regola che vale per tutti. Bisogna sempre personalizzare e mirare la dieta alla persona, a tutte le patologie che può avere o non avere, a tutte le intolleranze che può avere o non avere, a tutte le allergie. Ognuno di noi ha una reazione diversa con il cibo e quindi non va bene dire. Bisogna dare delle regole generali. Le regole generali, possono non andare bene per qualcuno. Irene, chi sei? Sono giornalista da 20 anni ormai e ho scritto vari libri, ultimamente affiancando nell'attività di comunicazione la dottoressa Ciani. In qualche modo mi sono specializzata nella comunicazione delle buone pratiche di salute alimentare. Da 15 anni sono anche addetta stampa dell'Ordine dei Medici di Udine, quindi in qualche modo le tematiche sanitarie le mastico. Con la dottoressa Ciani abbiamo ideato vari eventi, molti dei quali a titolo gratuito per la cittadinanza, per far conoscere in qualche modo i corretti canoni alimentari. Far conoscere il cibo che disinfiamma e quindi ci espone a minori rischi di quelle che sono le patologie più diffuse della società, del presunto benessere, che molto spesso si tramuta nel malessere proprio da errati stili alimentari e errati stili di vita, il che significa zero o quasi assenza di movimento. E abbiamo iniziato da qualche anno questo percorso assieme, sia con i food tour, cioè prendendo per mano prima del Covid, poi virtualmente i cittadini e andando con loro nei supermercati a mostrare come valutare gli ingredienti, che tipo di cibo mettere nel carrello, quindi una spesa intelligente e consapevole. Abbiamo assieme anche ideato dei convegni anche a Udine sulla nutrizione consapevole. Abbiamo creato degli eventi per la prima raccolta firma contro il junk food, il cibo spazzatura, che è quel cibo molto spesso che viene in qualche modo
testimoniato, tra virgolette, anche da presunte autorità che magari si vendono per dire che sanno una patatina o piuttosto che un panino delle catene McDonald's o gli altri Burger King e quello che sappiamo insomma essere il regno della cattiva salute, del cattivo cibo. Abbiamo raccolto migliaia e migliaia di firme dei cittadini in questi banchetti proprio per dire sì al cibo che non fa ammalare, che riduce il rischio di ammalarsi. Ecco, fino ad arrivare alle iniziative editoriali, l'ultimo è il Stop Virus, che appunto presenteremo oggi a Udine questa sera alle 18 da Righini, Ecco, sì. a letto. Ecco, siete Che sempre è insieme. l'evento per il quale in qualche modo tu hai Appunto. Questa è la foto che ci immortala con No, il libro volevo che è dire uscito che pochi giorni fa, edito dalla casa editrice Edizioni sì, no, Segni, volevo che dire che ringraziamo. ecco. Vai, vai. No, volevo dire appunto questo libro che oggi ho scoperto leggendo, c'è anche sul Gazzettino, però, assieme al poster dell'Udinese. Comunque, appunto, anche se addirittura sulla Gazzetta dello Sport che si parla di, appunto, di alimentazione, perché io che sono istruttore di camminata sportiva e di corsa sono molto felice di questa cosa qua perché finalmente si parla sempre in maniera più approfondita di sport e alimentazione che vanno a braccetto come voi due. Questo libro. Questo libro nasce proprio nel momento della quarantena. Il primo capitolo è dedicato a un mio progetto, che è il progetto Il benessere a casa tua. C'è anche un sito da visitare, il benessereacasatua.net. In cui appunto ho cercato di unire le professionali diverse professionalità. Quindi proprio, come dicevi tu, lo sport, quindi il personal trainer, il nutrizionista e poi anche, perché no, anche l'aspetto psicologico, lo psicoterapeuta, in modo da seguire le persone a 360 gradi, quindi tutte le aree in cui eravamo un pochino affaticati e messi alla prova. Soprattutto nella prima fase, ma adesso anche con le fasi successive c'è bisogno di aiuto. E quindi è nato questo progetto che mi ha molto impegnata. In modo del tutto gratuito, i professionisti della salute hanno messo a disposizione il loro tempo proprio per supportare le persone che si trovavano in crisi. Quindi il nutrizionista ha scelto come creare un piano nutrizionale in questo regime di poco movimento, dover stare a casa, quindi ho cercato di dare dei consigli, nel senso, quello che vedevamo sui social era che tutti erano diventati degli esperti pizzaioli o degli esperti panettieri, e quindi si facevano il pane in casa o la torta in casa o la pizza. Però non era quello esattamente l'obiettivo per stare meglio. Certo era un diversivo che poteva essere fatto una volta alla settimana, ma per la corretta nutrizione era meglio potenziare la parte proteica, quindi le proteine sia vegetali, quindi legumi, ma anche le proteine animali, quindi il pesce, soprattutto gli omega 3. E poi la carne, soprattutto bianca, e poi la carne rossa, in ultima analisi. Quindi questo è quello che ho creato. Ho creato dei pacchetti spesa che in pratica avrebbero potuto aderire le varie tipologie di famiglie che potevano esserci. Che potevano aderire al progetto, quindi per esempio ho pensato al single che abita da solo, oppure alla coppia di adulti, o alla coppia con un bambino, alla coppia con due bambini, o i tre adulti, e ho creato dei piani nutrizionali settimanali, con la spesa da fare.
Poi ho contattato le amministrazioni locali, i sindaci, i vice sindaci, nello specifico il vice sindaco di Porpetto, con cui abbiamo proprio iniziato una collaborazione. E ho chiesto a loro come era possibile portare la spesa a casa delle persone una volta che queste l'avessero ordinata. E tramite la protezione civile questo è stato possibile. Quindi nella prima fase, quando proprio per evitare di contaminarsi con il virus, era meglio non andare a fare la spesa, abbiamo portato il benessere a casa tua con la spesa consigliata dalla nutrizionista. A casa delle persone. Il vice sindaco di Porpetto è stato bravissimo perché mi contattava giornalmente attraverso i produttori locali di carne, pesce, frutta e verdura e mi chiedeva quale tipo di carne di quale tipo di carne approvvigionare le persone, di quale tipo di pesce. Di quale tipo di frutta e di verdura. E lì ho insistito sul fatto che era meglio la filiera corta, quindi il produttore locale, appunto, il chilometro zero, quindi anche uno sfruttare le risorse del territorio in modo consapevole. È un po' quello che facevamo anche in tempi normali, non di pandemia, io e Irene, con la divulgazione di questa metodologia, giusto? Ma io invito a vedere il sito, il benessere a casa tua, di questo progetto sono fiero di farne parte anch'io, ma volevo chiedere, appunto, tornando al libro, a dire perché è nato quest'idea del libro. Beh, chiaramente volano per il libro è stato il progetto di cui è responsabile la dottoressa Ciani, ma a corredo e anche a rinforzo del perché abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa editoriale legata al fatto che abbiamo visto come il virus abbia presentato le complicanze, che spesso sono state anche mortifere, in soggetti già colpiti da precedenti patologie, patologie legate nel 90% dei casi a errati stili di vita. Quindi abbiamo visto che le persone in forte sovrappeso, in obesità, col diabete, ipercolesterolemia, malattie cardiovascolari, via dicendo, malattie degenerative, che spesso sono legate anche alla cattiva alimentazione, hanno sviluppato proprio le forme più complicate del virus. Abbiamo visto quello che sta succedendo ancora adesso, lo vediamo in America. In Latino America, dove si sa che c'è il virus da sempre del sovrappeso e dell'obesità. Ora è chiaro che non è detto che anche il normopeso non venga colpito. Abbiamo avuto i casi anche in Italia di persone normopeso colpite dal virus e magari senza precedenti quadri di patologie, però la risposta anche al virus in questi casi molto molto minoritari, perché si parla di un 2-3%, alcuni dicono anche 1%, la risposta del corpo e del fisico è stata di pronta guarigione. Diciamo che la maggior parte delle persone colpite, che continuano ad essere colpite, sono quelle che si trovano in condizioni di infiammazione dovuta a cattiva alimentazione, assenza di movimento fisico, e questi due elementi che compongono un'unica medaglia, che è quella del benessere, se non viene rispettata e osservata, porta il corpo a essere più facilmente esposto alle patologie ben note, dislipidemie, sindrome metabolica, cancro, eventi cardiovascolari, ma anche al virus, questo o futuri altri che potranno manifestarsi o ritornare. Insomma, già vediamo i vari focolai in Germania, in Inghilterra, Lisbona, no? Lisbona c'è già il lockdown, hanno deciso di instaurare nella regione di Lisbona, abbiamo letto poche ore fa, ieri. Quindi l'obiettivo è impariamo a nutrirci sapendo ciò di cui il nostro corpo ha bisogno, curando anche l'aspetto emozionale e psichico, quindi con consapevolezza e con amore, l'amore inteso insomma in senso olistico, no? L'amore verso di noi, perché noi non è che immettiamo calorie
o immettiamo, diciamo, semplicemente delle calorie vuote. Noi dobbiamo immettere calorie sane, dobbiamo immettere qualità, perché altrimenti il cibo si trasforma in tossine e le tossine fanno ammalare. Quindi ci sono comunque, a prescindere, diciamo, dalla linea dell'alimentazione personalizzata che va tarata sul DNA, sull'analisi genetica, ci sono comunque dei canoni generali di massima da tenere conto. E quindi siamo partiti nel libro ricordando quelli che sono i canoni generali, insomma quelli stabiliti dal World Cancer Research Fund, dall'Istituto Superiore di Sanità, dai progetti dell'IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia e via dicendo, poi calando queste regole generali con il metodo Martacciani, che è un metodo che utilizza varie componenti, cioè l'analisi genetica, un innovativo test per analizzare le disbiosi intestinali. Quindi capire com'è, lo dico in modo divulgativo, poi la dottoressa, se vorrà, lo dirà in maniera più specifica, com'è la situazione del nostro intestino, che ormai è il primo cervello. Quindi abbiamo analizzato questi aspetti per dare una possibilità al lettore, in chiave divulgativa, di magari o implementare questo percorso o iniziare a cambiare, per ridurre il rischio sia di incorrere in patologie evitabili, sia di esporsi il meno possibile. Non dico al virus, anche, ma anche magari alle forme, evitare le forme più complicate del virus, come abbiamo visto e come stiamo vedendo. Fra l'altro, ricordo, Romano, Allora, che il quindi libro. Volevo ricordare ancora una cosa, perdonami, poi ti lascio parlare. Il ricavato dell'autrice, quindi della dottoressa Ciani e mio, verrà devoluto ai progetti di supporto ai familiari dei pazienti oncologici del CRO di Aviano. Quindi sottolineiamo, insomma, questa solidarietà che in qualche modo è partita col progetto Benessere a casa tua e continua, e in qualche modo fa parte anche dell'iniziativa editoriale in questo modo. Sì. No, volevo aggiungere appunto, sì, questa cosa qua è importante che giustamente l'hai anticipata tu, che il libro comunque poi il costo poi verrà devoluto, no? A questo importante progetto della Chiesa del Cro di Aviano, no? Ma volevo soffermarmi anche appunto sul fatto che è appunto importante, sì, noi chi siamo noi, no? Già da quando siamo nati, però anche cambiando le nostre abitudini possiamo influire, no? Su questa cosa qua. A tal proposito, avevo un'immagine che volevo far vedere che è il piatto del Marsano, Sì, il piatto di no? Vuoi Harvard, aggiungere qualcosa? quello costruito dagli studiosi dell'Università di Harvard. Qui vedete che il piatto della salute è costruito con il 50% di frutta e verdura, ma la maggior parte è di verdura, perché anche la frutta nel suo piccolo ha tanti zuccheri e quindi porta a un apporto troppo grande di zuccheri. L'altra metà del piatto è costituita da cereali che sono quelli integrali, quindi non le farine bianche, che sono uno dei veleni bianchi, e poi le proteine sane, come dicevo prima, pesce, carne, legumi. Quindi parliamo anche di proteine di vegetali. Non meno importanti in questo piatto di Harvard sono i grassi, che non vanno demonizzati, ma grassi monoinsaturi vanno inseriti. E non dimentichiamo il nostro olio extravergine d'oliva, che va inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Altro nutriente importante che c'è nel piatto di Harvard è l'acqua. L'acqua mi piace chiamarlo proprio nutriente. E dobbiamo nutrire le nostre cellule con l'acqua, perché le nostre cellule sono costituite proprio per la maggior parte di acqua. E nel piatto di Harvard c'è anche l'omino che si muove, e quindi non si può prescindere da una dieta corretta, unire anche il movimento e lo stay active, quindi stare attivi. Questa invece è la piramide nutrigenomica, che è quella che ho elaborato io,
E qui ci tengo a dire una cosa, che nella base non c'è soltanto il movimento e la dieta sana, quindi l'acqua, ma c'è anche la parte del sostegno allo spirito, all'anima, e quindi la parte di meditazione. Poi ognuno di noi può trovare il suo metodo di meditazione, può essere la preghiera, può essere la meditazione trascendentale, può essere la corsa, può essere tante cose, proprio perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi può trovare la sua modalità migliore per scaricare le tensioni e per rimanere centrati, perché corpo, anima e cervello sono le tre parti che devono stare assolutamente in equilibrio. Quindi nutrire il corpo con gli alimenti giusti, ma anche con le persone giuste, mettere nelle proprie attività giornaliere le cose che ci piace fare, le cose che facciamo con passione, perché se facciamo cose che non ci piacciono, poi alla fine ne risentiamo a livello fisico, emozionale. Allora, bene, ti chiedo anche a te qualcosa, intanto perché oggi è una giornata importante, perché appunto ci sarà la presentazione di questo libro ufficiale e dal vivo, non a distanza come siamo adesso, ma ci sarà la possibilità, mi dite il luogo, dove e l'ora. E poi volevo chiedere anche qual è il messaggio di questo libro ad Irene, il messaggio che ne deriva, che uno percepisce, che emerge quando uno compra il libro, no? Ma i messaggi sono, diciamo, multipli, però si possono sintetizzare tutti in questo mantra. Della salute dobbiamo essere responsabili noi, non possiamo delegarla ad altri. Non possiamo però pensare di mangiare quello che vogliamo, di riempirci di cibo spazzatura, di Burger King, Nutella, patatine fritte, prodotti surgelati e pronti, e pensare di passarlo indenne e poi bussare alle porte dei medici per dire come mai mi è successo. Oppure continuare a implementare il peso 5, 6, 10, 15, 20 kg, dire ma vabbè, dopo scopri il diabete, scopri che il cuore non funziona e rivolgerti ai medici. Troppo facile. Della salute si deve essere responsabili, quindi non va delegata ad altri, però bisogna essere anche consapevoli che ci sono delle scelte da compiere. Quindi chi mangia in un certo modo, non si muove, non può poi dire ah, chissà qual è stata la colpa del mio trovarmi in questo stato. Certo, uno può anche fregarsene e dire vivo come voglio, mangio come voglio, fumo tutti i giorni, ogni giorno mi bevo vino, birra, superalcolici. Poi però, secondo me, queste persone che vivono così dovrebbero pagare tutta la sanità. Come avviene in Inghilterra, se sei complice, colpevole del tuo stato di salute cattivo, per tua cattiva volontà paghi tutta la sanità. Sanità pubblica, questo è il messaggio conseguente al libro, non è nel libro, ma insomma, non puoi pensare di fare quello che vuoi della tua vita e poi magari la sanità pubblica deve intervenire pagandoti interventi perché hai mangiato male, non ti sei mosso. Ecco, quindi è anche un contesto di consapevolizzazione e responsabilizzazione. Manca una cultura alimentare. Nel libro, dottoressa Ciani ed io scriviamo, e anzi abbiamo anche già proposto che sarebbe arrivata l'ora, doveva già essere introdotta, un'ora o due di educazione alimentare nelle scuole, fin dalle elementari, perché molte persone non sanno mangiare. È vero che l'informazione abbonda, insomma, il dottor Berrino, altri luminari che hanno scritto, continuano a scrivere libri, però ci deve essere una educazione da bambini, e molto spesso i genitori fanno, diciamo, replicare ai loro figli le cattive abitudini alimentari, quindi ci troveremo già bambini ammalati, insomma, come già la dottoressa. L'oncologa Maria Rosa Di Fazio, con cui la dottoressa
Scusate che era caduta un attimo la linea, l'oncologa Maria Rosa Di Fazio, dicevo, con cui la dottoressa Ciani collabora, anche lei vede bambini in condizioni già di sovrappeso, obesità, anche con inizi di possibili carcinomi, ma perché mangiano tutto il giorno merendine, cibi pronti, surgelati, patatine, il junk food per eccellenza. Bene, quindi stasera a che ora c'è la Allora, conferenza? stasera alle 18 da Righini Casalinghi, a Feletto, praticamente di fronte alla chiesa, di fronte alla chiesa di Feletto. Righini Casalinghi alle Chi 18. vuole può partecipare sempre con attenzione alle normative di adesso, no? Certo, bisognerà, Anti visto che siamo contagio. all'interno, bisognerà avere la mascherina. Visto che siamo all'interno, con i distanziamenti chiaramente prescritti, però ecco l'accortezza di tenere la mascherina perché siamo all'interno. Questo è l'unico evento, però rispettiamo le regole, poi è giusto così. Bene. Bene. Allora, io vi chiederei, chiederei a Irene un aforisma, e dopo intanto lo pensa anche Marta, un aforisma che cosa vuoi in due parole, un messaggio tuo? Parto io? Vai. Adesso l'aforisma ci dovrei pensare un attimo, non ho avuto tempo di pensarci. Ma Lo credo dico. principalmente che si possa. Vai, vai tu. Se vuoi lo dico io perché ce l'ho pronto. Ed è una Perfetto. frase che si chiama, che dice: il cambiamento è dentro, dentro di noi. Quindi il cambiamento è dentro potrebbe essere un aforisma da utilizzare. Quando cambi stile di vita, cambi tutto, e quindi diciamo, ritornando a quello che dicevo prima, corpo, anima e cervello, quindi tre aree importanti in cui possiamo fare dei cambiamenti nel corso della nostra vita. E se utilizziamo le scelte consapevoli, quindi nutro il mio corpo con amore. Quindi con consapevolezza, mettendo il cibo giusto e non il junk food, posso ottenere un miglioramento dello stato di benessere. Bene, allora, ma per chi vuole seguirvi, oltre Mi associo al al. www. Vai. Mi associo all'aforisma della dottoressa, aggiungerei come in due parole il contrario di junk food, healthy food, che ecco, intendendo proprio un concetto completo di salute, che sia sì la salute fisica, ma anche la salute interiore, in quella che è la chiave di una medicina integrata, che guardi non soltanto a ciò che viene dall'esterno, ma anche come tu ti poni verso il cibo, che scelte fai fin da dove vai a reperire le materie prime, come acquisti e come le cucini, perché anche quello c'è da dire, perché se uno mi prende il pesce che va bene, ma lo fa fritto, o mi prende le verdure e fa i soffritti con le verdure, quel cibo che doveva essere health non diventa più molto health, quindi anche le modalità di cucinare rientrano in questa che è la missione salute. Ricordiamoci anche questo. No, allora voglio dire questo, mi scuso se l'audio non era eccellente, ma questa intervista è stata una cosa live al volo, no? Quindi prese al volo, prese da Tambegni, e perché siete comunque delle persone super attive, non resta che dire di seguirvi sempre sulle vostre pagine
social, perché sempre pubblicate informazioni molto utili, tante chicche, magari chicche giornaliere, no? Però oltre, dicevo, anche al progetto che è nato adesso in periodo Covid, che è www.il benessere a casa tua, volevo, se volete, aggiungere un vostro indirizzo del vostro sito, che può essere utile a chi magari vuole approfondire, seguire magari altri messaggi che potete raccontare nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Posso aggiustare quello che hai detto, nel senso che il sito da visitare è www.ilbenessereacasatua.net. È importante, e lì vedete anche tutti gli operatori che collaborano a questo progetto. Per quanto riguarda invece la mia pagina, il mio sito è www.martacianinutrizionista.it, e poi c'è una seconda pagina che io mi occupo anche di creare convegni. Ovviamente in questo periodo non è stato possibile, ma ho creato degli webinar, quindi delle sessioni di formazione online. Il prossimo appuntamento, per esempio, è il 30 di giugno alle 19.30, e sarà sul microbiota, quindi su come attivare la nostra flora batterica intestinale, a lavorare bene e a rimanere in equilibrio. E ci sarà ospite il dottor Paolo Grieco, dottore dell'Università Federico II di Napoli, con il quale collaboro da tempo. Quindi l'appuntamento è anche per quello. E a questo proposito pubblico tutto sulla pagina che si chiama www.nutrimeeting.it. Quindi ci sono diverse... Bene. Diversi siti. Soluzioni. Okay. Per quanto riguarda me, la pagina Facebook mia personale, mi si può trovare, dove appunto diciamo ricondivido le iniziative che porto avanti assieme alla dottoressa. Bene, allora il messaggio è: nutriamoci con il cuore e con il cervello, no? Anche un modo per leggere, perché comunque si apprende sempre qualcosa, e non resta che dire il messaggio: bisogna cambiare abitudini, no? E con la consapevolezza di quello che si fa, no? Io saluto la dottoressa Marta Ciani Grazie, dottoressa Irene, giuro. Grazie per la possibilità e per questa splendida intervista che ci hai fatto, Romano, ti ringraziamo. Grazie, grazie mille. E appuntamento stasera, allora, vi aspettiamo da Righini, a Seletto, alle 6. Perfetto. Ciao. Alle ore 18, grazie a tutti, buon lavoro a tutti. Ciao. 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 Ciao.